Chi crea il denaro che utilizziamo? Una bella domanda. Non saprei. Da dove proviene? Non lo so. La Banca Nazionale Svizzera. La zecca, la zecca dove fanno i soldi. La zecca dello Stato, dice lei. Sì. Banca, non so, Svizzera. Sarà la Banca Nazionale che li fabbrica, io penso. La zecca? Chi le fa? La zecca svizzera? La banca? Sì, credo. È la Banca Nazionale. Banca Nazionale? La zecca, no? La banca dello Stato. I soldi. È la Banca Nazionale. La zecca? Ok, la Banca Nazionale. Difficile. Non lo so, veramente. Zecca nazionale o federale, non so. È la zecca? I massoni. Ok. La principale americana che crea soldi, che controlla tutto il potere monetario mondiale. Banca centrale. Materialmente sarà la zecca dello Stato che stampa, che stampa il denaro, questo è logico. La zecca? No. Società specializzate, informatici. Ma privati o pubblici? Privati. Sono abbastanza sicuro che siano privati. E la Banca Nazionale? Sì, lo Stato, la Confederazione. Beh. Il denaro comunque sia ormai è tutto privatizzato. Sono privati che creano. Assolutamente. I nostri franchi anche. Tutta la moneta del mondo. In Svizzera circa il 90% del denaro in circolazione, ovvero tutto il denaro elettronico sui nostri conti, è creato dalle banche private, concedendo crediti ed effettuando investimenti. L'obiettivo dell'iniziativa Moneta Intera è di attribuire solo alla Banca Nazionale Svizzera il potere di creare denaro, incluso quello scritturale, e di emetterlo esente da debito alla Confederazione, ai cantoni o ai cittadini, a tutto vantaggio della collettività. In tal caso, le banche private non potranno più creare denaro, ma potranno solo agire in veste di intermediari, prestando solo denaro che hanno ottenuto dai risparmiatori, da altre banche oppure dalla Banca Nazionale. Se volete saperne di più, cliccate qui.